Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 29 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Svaporati, ma che relax. A meno che gli amici non vi ci trascinino, oggi niente gite al mare né feste di piazza. Avete bisogno di tranquillità, per riprendere fiato e godervi casa vostra, gli affetti e gli interessi, centellinandone ogni dettaglio. Se avete il lavoro arretrato o siete rimasti indietro con la preparazione di un esame, oggi avete tempo per recuperare, a riparo da interferenze irritanti. Un bel da fare, ma nessuna voglia di metterci mano, eppure di progetti per il futuro ne avete parecchi, purtroppo anche costosi. E qui casca l'asino, fine mese, rientro definitivo dalle ferie e conti alla mano, un disastro. Con l'abbassamento della temperatura a fine estate cominciano i primi raffreddori e mal di pancia, ma con la protezione della luna in sesta casa siete scudati, anche se il sistema immunitario, provato dallo stress del rientro, non è al top. Se vi sembra di avere troppo impegni, è giunto il momento di prendervi qualche giorno di vacanza, sfruttando al meglio e per voi tutto il tempo necessario a ritemprare le forze. Oggi evitate le persone moleste e quelle che amano sparlare degli altri, in questo modo non solo farete capire di non essere disponibili per inutili pettegolezzi ma prenderete le distanze da persone il cui fine ultimo è mettere in imbrazzo gli altri. I nati tra le 10 e le 15 dei lunedì e venerdì oggi faranno scintille in amore, sono possibili anche ritorni impensati, alcuni graditi altri meno. Per chi studia oggi è una giornata difficile, concedetevi un giorno di riposo e allontanate lo stress dedicandovi alla lettura di un buon libro distensivo o cercate di incontrare il vostro partner. Buona opportunità per chiarimenti e precisazioni, sia da parte vostra che da parte di amici o ex partner. Oggi non siate superstiziosi e cercate di essere positivi in tutto ciò che farete. Mercurio oggi vi confonderà le idee su molte cose. In qualche caso vi farà commettere degli errori, soprattutto di valutazione. Forse è in caso di ponderare meglio ogni decisione. Avvertite qualche difficoltà economica e sapete che dovrete fare ancora sacrifici per ottenere un minimo di serenità. Giove tuttavia presto cambierà alcune cose e prospettive nella vostra vita. Oggi pensate a qualche regalo utile da fare al vostro partner o a qualche amico a cui tenete particolarmente. Sarà davvero apprezzato oltremodo. Non pensare soltanto al lavoro. Esci, vai a un concerto o a ballare. Ti esprimerai particolarmente bene. Promuovi le tue idee con convinzione e otterrai soddisfazione. Bella ripresa in campo sentimentale. Anche se pensate di agire nel migliore dei modi, non trascurate di considerare le conseguenze delle vostre azioni sugli altri. Un lavoro eseguito bene costituisce sempre un'ottima pubblicità, soprattutto per le vostre capacità. Possibili entrate impreviste, e si annunciano sviluppi positivi sul piano professionale. Con l'abbassamento della temperatura a fine estate cominciano i primi raffreddori e mal di pancia, ma con la protezione della luna in sesta casa siete scudati, anche se il sistema immunitario, provato dallo stress del rientro, non è al top. Mercurio vi rema oggi contro dalla bilancia, ma solo per frenare le vostre troppo esaltanti fortune. Ci sarà la necessità di dividervi tra affetti familiari e evasioni ricreative di ogni altro tipo. Il vostro carattere ardente e generoso non vorrà dispiacere a nessuno e concedersi a tutti. Dovete prendere le distanze da persone che possono innervosirvi. Quando avete un buon oroscopo non è detto che tutto vada bene. Per esempio potreste avere anche dovuto contare i danni di una situazione inaspettata sul lavoro, però certamente ci saranno la capacità di riprendersi e buone notizie in arrivo. Tra oggi e domani non dovete dare retta alle provocazioni che arriveranno dall'ambiente che vi circonda. Opponetevi, come sempre, a quello che non vi sembra giusto da fare, ma potete comunque cercare di essere più sottili nei vostri interventi, senza polemizzare apertamente. Talvolta funziona più dell'essere eccessivamente diretti. Avete questo problema di mostrarvi un po' aggressivi nei modi, anche quando non c'è bisogno. Probabilmente volete solo chiudere la questione velocemente, ma bisogna avere pazienza e dimostrare più comprensione.
La luna stacanovista in sesta casa non vi dà tregua. Fine agosto, tempo di bricolare e di porre rimedio alle piccole magagne della casa, approfittando del cielo un po' velato o addirittura piovigginoso. Risparmiare su imbianchino o artigiani attualmente diventa un must, parola di Urano in seconda casa che rispetto alle vostre finanze fa smorfie poco rassicuranti. Amore ed Eros. Fantasie romantiche vi portano lontano dalla realtà, il partner fa parte del quotidiano, voi invece inseguite emozioni diverse. Ma perché complicarvi la vita con un amante se vi basta evadere sul tappeto volante del sogno, immaginando notti vulcaniche con la vostra star preferita? Cari Ariete, il weekend che state vivendo è all'insegna del riscatto. State entrando in un periodo di scelte importanti e di grande intolleranza. Per quanto possibile, cercate di essere sereni, non create ulteriori problemi a voi e a chi vi circonda. La giornata si svolgerà positivamente se solo voi lo vogliate. Dimostrate pazienza al partner e tutto il romanticismo di cui siete capaci. Per chi è in attesa di risposta, vedrete uno spiraglio di possibilità. Il bell'aspetto di Marte Gemelli vi investe in pieno in campo affettivo e specie se festeggiate il vostro compleanno dal 22 al 28 di marzo, donandovi uno slancio empatico che si miscela bene con la sensibilità affettiva. Dedicate alla vostra dolce metà tutta la vostra competenza e l'abilità nel risolvere una questione di ordine pratico che un po' l'aveva vista trovarsi in difficoltà. Lavoro e denaro. Ultimi vacanzieri, a parte i soliti controcorrente, sulla strada del rientro, bollino rosso anche oggi, perciò niente sgarri. Pensiero consolatorio il caro benzina, con questi chiari di luna di grandi escursioni e andirivieni casa città mare, non potete permettervene molti, perciò chiudete il file vacanze con un sospiro rassegnato ma lungimirante. Avete il pregio di rivestire con facilità ruoli di elevata importanza e responsabilità. Non sprecate questa caratteristica sicuramente non comune in un ambiente lavorativo come il vostro. Approfittate di questo finale di agosto per dedicarvi al piacere della lettura. È l'occasione per presentare uno scrittore italiano e contemporaneo che si lega alle caratteristiche dei segni di fuoco, non tutte queste caratteristiche, ben inteso. Come voi Ariete si tratta di un leone molto intrigante nel modo di tratteggiare personaggi, situazioni, eventi disseminati nel tempo e nello spazio, è il bravissimo Massimo Carlotto il libro suggerito, per l'intensità e l'essere fuori dalla norma dell'azione descritta, è Cristiani di Allah, pubblicato nel 2008. Benessere. Un sottile malessere basta a farvi preoccupare, sembrate indifferenti, quasi spavaldi, ma se vi trascurate solo per paura di scoprire qualche malanno nascosto. Tranquilli, la luna ancora in fase di novilunio, nel segno della Vergine, attentissimo alla salute, vi aiuta a mettervi a dieta. Vorreste prendere l'auto e andare verso un lido lontano anche per un giorno, per ritrovare energia positiva. Ma in realtà può bastare molto meno, anche una buona pizza davanti a un programma TV divertente. Per lei, quadretto idilliaco, raggomitolate sul dondolo col micio sulle ginocchia e un bel romanzo per sognare. Per lui, settembre andiamo, è tempo di migrare, cantava D'Annunzio, ma voi da vere Ariete bruciate le tappe, facendolo a fine agosto, fine delle vacanze, rientro veloce a casa. Colore delle emozioni, verde pistacchio. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.